rimaniamo qua, il sacerdote con il ministrante qua per la benedizione dei trattori insieme con l'ultimo canto. Love Regina degli angeli ci copra del suo manto e noi protegga vigile di Dio l'angelo santo. Andiamo in pace e buona festa a tutti voi. Il loro da fare a casa per poter venire qui a festeggiare con noi. Ringraziamento bene, un altro ringraziamento particolare e caloroso alla fattoria Galluccio che ci ha ospitato e ti ringraziamo tantissimo. Tantissimo per fare, si è prodigato tanto perché questa. Grazie a voi. Festa dell'agricoltura e non poteva mancare una tappa alla fattoria Galluccio. L'agricoltura trova in voi la finalizzazione del proprio prodotto. Eh sì, perché noi abbiamo deciso di evolvere insomma la nostra filiera, quindi direttamente dall'allevamento al piatto del nostro cliente, una bella bistecca di bufala o di vitello, salumi e formaggi di nostra produzione, la regina mozzarella ovviamente, quindi noi siamo contentissimi di aver ospitato tutti questi agricoltori, perché siamo noi agricoltori prima di tutto, quindi è una festa per noi e siamo contentissimi di averla ospitata. Poi tutti questi ragazzi sono nostri affezionatissimi clienti, perché ovviamente hanno bisogno di rigenerarsi e quindi quotidianamente ci vengono a trovare per colazioni, panini, cene notturne, vero Benedetto? E quindi siamo contentissimi di avervi qui e ovviamente
ti aspettiamo. Sembra strano, nei campi uno ne vede, vede un trattore alla volta, però di trattoristi sono tanti. Sono tanti, lavorano, fanno un lavoro incredibile sulla zona, soprattutto nel periodo. Sono nostri amici perché noi, oltre alla produzione di carne, abbiamo anche ovviamente la produzione dei nostri foraggi che diamo agli animali, quindi questi ragazzi sono amici di vecchia data per noi, e vederli qui tutti insieme oggi a far festa con noi è veramente, veramente bello per noi, perché noi vogliamo comunque contribuire all'evoluzione di questo lavoro che, come vediamo, abbraccia tantissimi ragazzi lavorano nel settore. Noi siamo entusiasti di far parte di questo grandissima famiglia, per noi è una famiglia, insomma. Quindi grazie. Allora, veramente. Invito alla Fattoria Galluccio, dove potete mangiare quello che i nostri ragazzi producono. Grazie a voi. Dalla seconda edizione della festa del trattore di Santi Cosme e Damiano, ci teniamo, a nome di tutti gli amici del trattore, ringraziamo la famiglia Simeone per averci ospitato e averci rifocillato alla grande. Grazie a voi. Grazie, complimenti per la manifestazione. Con il sindaco Franco Taddeo dobbiamo portare il saluto della città di San Cosme e Damiano a quelli che sono le braccia che lavorano la terra dei nostri campi. Buongiorno a tutti i telespettatori e buona domenica a tutti. Io voglio ringraziare gli organizzatori e tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione che si svolge a San Cosme e Damiano, però è una manifestazione comprensoriale dove convergono tutti i veri coltivatori del terreno, che d'altronde la nostra piana del Garigliano è una delle principali attività per il reddito dei nostri cittadini, anche se i tempi oggi sono diventati difficili, ma la coltivazione del terreno dà sempre il suo rifugio economico, dà sempre la possibilità di poter trarne un'economia. Cioè, io ringrazio pertanto questi signori che sono venuti oggi qui, che rappresentano il mondo dell'agricoltura, che rappresentano anche la Coldiretti, e pertanto a loro va il ringraziamento perché mantengono viva
un'attività che comunque non tramonta mai e che comunque non ha forme di decadenze, ma forme di crisi, e deve essere aiutata dagli organi governativi, però stanno sempre qua, sempre sul nostro territorio, non è gente che va via. Vedendoli singoli uno magari non apprezza tutta la quantità. Oggi abbiamo visto tutti questi trattori, c'è tanta gente che dietro questo indotto. Sì, molta gente che fa la coltivazione, ci sono molte aziende agricole che fanno esclusivamente questo tipo di attività, però c'è molta gente che fa la coltivazione del terreno come seconda attività di famiglia, e questo dice tanto, perché in questo modo si aumenta il reddito e si va un po' oltre i limiti di quello che è il fabbisogno esclusivo per poter vivere. E questo fa economia anche di investimento, perché chi cura il terreno come seconda attività ha un reddito supplementare e può investire sul territorio creando ulteriore reddito per l'indotto. Perciò a loro va tutto il mio ringraziamento, tutti coloro che hanno organizzato. E diciamoci la verità, è una delle poche manifestazioni che rispettano la vocazione territoriale. Si fanno sagre, si fanno feste, giustamente per manifestare, per dare gioia al popolo, però questa è una rappresentanza del nostro territorio, ripeto, comprensoriale, non solo un territorio di San Cosma e Damiano. San Cosma si estende sulla piana del Garigliano per parecchi ettari, abbiamo molti cittadini che coltivano questi terreni di Santi Cosma e Damiano, però è un discorso globale, c'è molta gente anche dall'altra parte del Garigliano che viene dalla Campania, ed è una cosa che comunque veritiera, è il vero senso della manifestazione dei lavoratori, cioè quelli che hanno partecipato qui sono lavoratori e per cui manifesto per quello che è il loro lavoro. Fare agricoltura oggi ha bisogno di formazione. Una volta magari si prendeva la zappa e ci si inventava, oggi non ci si inventa più, anzi bisogna essere preparati e, perché no, anche specializzati in alcuni frangenti. La formazione la fa la scuola, una scuola, un istituto agrario di fondi che permette ora di avvicinarsi al mondo dell'agraria con professionalità e preparazione. È vero, noi siamo la scuola ISAS, scuola di fondi in via De Colonna 19. Abbiamo 4 indirizzi di studio, tra cui l'Istituto Tecnico Agrario, nato da, diciamo, 2 anni, con l'articolazione produzione e trasformazione dei prodotti. Cosa vuol dire produzione e trasformazione dei prodotti? Abbiamo quindi la particolare attenzione alla qualità dei prodotti, all'ambiente, alla trasformazione dell'ambiente e abbiamo anche aspetti relativi alla gestione del territorio. Per gli sbocchi professionali abbiamo il perito agrario, quindi diventi perito agrario e ti puoi iscrivere all'albo del perito agrario. Puoi lavorare dentro le aziende agricole, imprese agricole, zootecniche, gestione dell'ambiente, ma anche in cooperative agricole a livello nazionale e regionale. Quanto è importante oggi avere del personale formato per la produzione agricola? Perché si parla di prodotto a chilometro zero, si parla di OGM, c'è tante sigle, tanti nomi, ma poi alla fine si parte dalla terra. Assolutamente sì, è importante questo tassello in quanto l'agricoltura è in mutamento continuo e si adatta ovviamente alla modernità dei tempi, e quindi la formazione, investire nella formazione in questo caso è assolutamente necessario, anche perché negli istituti agrari e comunque nell'indirizzo ovviamente trasformazione e produzione, le materie che si studiano sono anche materie molto tecniche e specifiche, andiamo su estimo, quindi sulla materie molto 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 tecniche per il calcolo della capacità di un fondo e quant'altro, per poi passare proprio alla struttura chimica, a livello proprio chimico di alcuni prodotti, ci sono tantissime cose, perché voi sapete, mi insegnate voi a me, che ci sono tantissimi tantissimi studi che si fanno in agricoltura per quanto riguarda, ad esempio, io faccio sempre esempio di alcuni, non so, il punteruolo rosso, tante cose, le malattie per quanto riguarda gli ortaggi e queste cose, quindi c'è bisogno di uno studio e di una conoscenza approfondita anche per gli addetti ai lavori. Quindi una volta c'era, come diceva lei, quest'idea di agricoltura molto 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 semplice, adesso invece ci siamo comunque evoluti e siamo al passo con i tempi, per cui il centrare lo studio di quelle che sono le tecniche agrarie è fondamentale per un'impresa di successo, che sia agricola in questo caso, ma in generale per tutti
tutte le attività che si fanno, quindi è molto 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 importante la preparazione anche soprattutto degli addetti ai lavori, per poter poi avere proficui risultati, no? per il proprio lavoro. Terra del Sole, mi è piaciuto il nome, qui ci troviamo ai margini della terra di lavoro, Caserta era terra di lavoro, si è sempre conosciuta così. A che punto è oggi la produzione agricola e come si può fare sistema unendo tutta la piana che scende da Latina, perché in realtà da Latina in giù lo stesso si lavorava la terra, non è che si facevano astronavi. Assolutamente, Terra del Sole innanzitutto un nome bellissimo, è l'azienda con cui noi siamo assolutamente convenzionati per quanto riguardano tutte le attività che svolgono i nostri studenti dell'Istituto Agrario. Detto questo, il discorso che fa lei è molto molto importante per unire i territori che ovviamente sono stati sempre a vocazione agricola. Purtroppo diventa a volte difficile e complicato per quanto riguarda la lontananza, però ci sono molte attività proprio che fanno rete, quindi bisognerebbe creare una rete di imprese. Noi ad esempio ci sono tante attività che lo fanno attraverso le reti di impresa, quindi delle reti di impresa agricole che legano prima sul territorio da dove nascono, quindi si parte dai comuni per poi pian piano allargarsi nelle province, per poi pian piano allargarsi nel territorio e cercare di fare un'unica rete di impresa per poter poi gestire l'attività insieme e nello stesso modo. Questa è un'idea molto 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 bella, che però con un po' di impegno ci vuole tanto tempo, perché non è semplice, me ne rendo assolutamente conto, però potrebbe dare i suoi frutti assolutamente. Terra del Sole è ovviamente la nostra il nostro istituto fa convenzione con noi ed è un'azienda a chilometro zero, fanno ovviamente tutti i prodotti che vengono venduti in questa azienda sono tutti a chilometro zero, cioè praticamente c'è la possibilità di andare direttamente in serra, in campo, prendere un chilo di pomodori e portarlo a casa. Ovviamente noi abbiamo tante tipologie e portarlo direttamente a casa. Terra del Sole nasce proprio perché sole e acqua, bio, 0 chilometri, sole e acqua, solo quello, nasce Terra del Sole, questa realtà che si trova a Fondi e che aiuta i nostri studenti per proseguire il diploma. Un ragazzo di 14 anni è indeciso, come convincerlo a diventare un giorno pedito agrario e coinvolgerlo in questo futuro? Vabbè, innanzitutto penso che un ragazzo di 14 anni esce dalla scuola media con una determinata preparazione. Sicuramente non è facile per uno studente già sapere a 14-15 anni cosa fare nella vita, però sicuramente se hai la passione per l'agricoltura, per questo settore, che è un settore bellissimo, certo, con il perito agrario riesci ad avere una formazione completa a livello sia teorico ma soprattutto pratico, proprio grazie a queste aziende convenzionate, grazie anche all'alternanza scuola-lavoro, dove tu riesci a vivere l'esperienza dell'agricoltura sul campo e sui libri di scuola.
Allora, il primo ringraziamento va da parte del presidente della Proloco agli amici del trattore, perché se questa festa si realizza, il motore è proprio l'associazione degli amici del trattore. Il presidente dà quello che può, nel senso, per quanto riguarda il coordinamento, però poi fattivamente chi lavora sul campo sono loro. Allora, ringraziamo ISAS Terra del Sole per aver partecipato, la Coldiretti, chi ci ha ospitato durante il percorso, e quindi Todis, i supermercati Todis. Ringraziamo la fattoria Galluccio. È stata una bella giornata di festa e un modo anche per ricordare quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, che sono sicuramente contadine. Invito il sindaco qua anche vicino a me per consegnare tre targhe. Allora, la prima targa va al più anziano, se non sbaglio, vero? Allora, al più anziano del gruppo, Pasquale Forte, giusto? Allora, la facciamo consegnare al presidente. È una targa in terracotta in stile proprio, ok, se sopra c'era raffigurato un tratto di Santi Cosme e Damiano, in particolare Ventosa e la Pacchiana. Ok, noi ti ringraziamo perché sei anche da lontano, tra parentesi. Ok, poi c'è il più giovane da premiare. Il più giovane chi è? Allora, prego. Sì, mancate, mi si vendoso, giustamente. Non ho messo, c'ha ragione. È la campagna questa. La campagna la dobbiamo fare, sindaco, è una nostra mancanza. Però la campagna la faremo prossimamente. La Pacchiana c'è, come vedete. Bravo, hai ragione. Però la campagna è campagna. Allora, la prossima. Giusto, la torre, giusto, è giusto pure se ci fa un po' di campagna. Allora, la prossima volta mettiamo un altro di pesco. Sì. Ci impegniamo per rappresentare anche la campagna. Allora, l'ultima larga va alla prima donna che partecipa a questa manifestazione come trattorista e quindi va premiata. Prego. Una curiosità che dobbiamo togliere, questa passione come viene? Non lo so, un po' presso a lui, al mio compagno, un po' da piccola per i nonni, mio padre, così trasmessa, diciamo. Noi ti facciamo i complimenti, lascio al sindaco il compito di consegnartela. Allora, grazie a te. Un ringraziamento speciale all'amministrazione comunale lo faccio da presidente della Proloco, perché comunque l'amministrazione è sempre vicina agli eventi del luogo e questo è importante. Avere un'amministrazione comunale vicina è una cosa importantissima, anche e soprattutto a livello logistico. Ringraziamo anche la Polizia Municipale che oggi in questa giornata c'ha, la Protezione Civile che ci ha ascoltato. Non so se il sindaco vuol dire qualcosa. Vorrei fare una raccomandazione, che quest'anno ho visto qualcuno che ci conosciamo tutti qua, no? L'anno scorso c'aveva dei trattori fiammanti, belli, nuovi, quest'anno mi sembrano più nuovi di prima. Li debbono far lavorare i trattori, li debbono utilizzare, perché la cosa più importante è che i trattori vengano utilizzati, è vero? Allora, prima di passare la parola a Edoardo vicino a me, che ringrazierà anche lui, due parole le dirà anche lui, voglio dire questo proprio da questa sede. Stiamo lavorando perché questo appuntamento non sia solo una volta all'anno, ma abbia anche degli step durante l'anno, almeno un altro due step come gruppo. E quindi ci aspettiamo che voi rispondiate in questo senso qua. Noi mettiamo
a disposizione gli enti, mettiamo a disposizione tutti quelli che possono darvi una mano sotto l'aspetto del lavoro agricolo, però poi ci aspettiamo anche da voi una risposta in questo senso, una partecipazione. Adesso lascio la parola a Edoardo, perché in modo di concludere. Allora, diciamo che i ringraziamenti sono stati già fatti ampiamente. E due parole, ovviamente, anche se sarà un po' ripetitivo, volevo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale che veramente ci ha dato una grossa mano e ci ha permesso di svolgere, diciamo, questa nostra festicciola, chiamiamola così, speriamo che cresca sempre di più, perché è una cosa a cui penso che teniamo in molti di voi. Un altro ringraziamento speciale va a tutti voi che oggi avete lasciato campagne, lavori, eccetera, e siete venuti qua a festeggiare insieme con noi. Questo per noi significa tanto, perché questa è, diciamo, la nostra manifestazione, quindi il cuore siete voi, quindi un ringraziamento particolare va a voi. Un ringraziamento a Emanuele che ha fatto tantissimo, un ringraziamento va a Angelo che ci ha dato veramente una mano impagabile, veramente. Una cosa ci tenevo a dire, gli amici di Maiano stanno promuovendo la stessa festa più o meno come la nostra, dai, il 22, domenica 22 luglio, quindi ci hanno invitato, siamo tutti quanti invitati, molti di loro sono tra di noi, insomma, quindi siamo tutti invitati. Ringrazio tutti. E adesso andremo, chi vuole, a chi piace, eccetera, andiamo a fare la nostra tradizionale aratura giù alla Volpara. Adesso facciamo una piccola distribuzione delle medaglie, diamo una medaglina, un piccolo gadget a tutti. Di nuovo grazie. Ringraziamo la comunità montana che ha fatto dono delle medaglie, me ne ero scordato. Vorrei dirvi una cosa, vorrei fare una proposta, visto che qui abbiamo l'eminenza grigia del nostro folklore territoriale, non del gruppo ma di tutto il nostro folklore territoriale, vorrei fare una proposta, lasciare delle manifestazioni limitate a se stessi in un periodo dell'anno. Io farò una proposta, vedremo se sarà possibile, se tutti sono d'accordo, a fare una grossa manifestazione nel periodo dell'anno prossimo estivo, con il coinvolgimento del gruppo dei trattoristi, con il gruppo del folklore, con il gruppo di prodotti gastronomici, trovando anche degli sponsor particolari in mezzo a questo tipo di attività. Cioè sarebbe più opportuno, penso io, ve lo assicuro che sbaglierò, perché non sarà possibile, ma fare una grossa manifestazione coinvolgendo un po' tutta la campagna, valorizzando i nostri, quello che è di agricoltura, è di folklore e conservazione. Prossimamente ci sentiremo. Grazie. Grazie a te. L'ultimo che mi sono dimenticato è il parroco, me lo sono scordato, non me lo perdonerebbe anche se non c'è. Non lo dovremmo ringraziare che non ci ha acceso i condizionatori. Ha detto che non funzionano, però i parroci non dicono mai bugie. Non funzionano. Ricordiamo che ci siamo già capitati in una manifestazione che ci siamo morti di freddo io e te sindaco, se ti ricordi, perché non funzionava. Lo ringraziamo perché comunque ci ha ospitato in questa sala e vorremmo anche, gli abbiamo fatto pure la proposta di coinvolgerlo in alcune attività che potrebbe essere per lui importante. Abbiamo, penso, chiuso, abbiamo ringraziato tutti, grazie a voi che avete partecipato da parte nostra. Al termine, ma non è ancora finita, perché i contadini andranno a fare quello che è la loro passione, quella di arare i campi, ma la festa dell'agricoltura dobbiamo tracciare prima di tutto un bilancio, tanti partecipanti, non solo di Santi Cosme e Damiano, e ciò dimostra che questa associazione quando si muove riesce a portare tantissima gente sul loro territorio. Sì, in effetti è stata una vittoria anche quest'anno, anche se il numero dei partecipanti è un po' diminuito dovuto anche alle varie cerimonie religiose che si sono avute qua nel territorio. Questa è una manifestazione che comunque ci ha dato sempre soddisfazione in tutti i sensi. Dobbiamo ringraziare soprattutto loro, i ragazzi, gli agricoltori del territorio e non solo del territorio di San Cosma, bensì di Sessa Orunca e di Spin, di Vinturno. Abbiamo
un gruppo che man mano cresce, speriamo che vada avanti e che si possa comunque continuare su questa strada. Uno dei tasselli importanti è stato la prologo di Santi Cosma e Damiano. Con Emanuele andiamo a parlare di questo lavoro fatto a braccetto con questa organizzazione. Allora, diciamo che la prologo chiaramente si presta a coordinare tutti quelli che sono gli aspetti pure logistici, gli aspetti che oggi prevedono la sicurezza, prevedono tante forme appunto preparatorie all'evento, di logistica. Oltre a quello c'è il fatto che comunque effettivamente la prologo ha sposato questa causa dei trattoristi e questo è il secondo anno. L'altro anno è vero quello che dice Angelo, che è diminuita il numero di trattori partecipanti, perché chiaramente molti sono impegnati in battesimi, però è vero anche che è cresciuta come evento perché vede coinvolte altri enti, compresa la Coldiretti, compresa quelli che abbiamo ringraziato, istituti formativi, vede coinvolte attività commerciali del luogo, quindi comunque un passo avanti si è fatto, c'è in progetto quello di lavorare assieme per fare ulteriori passi avanti per crescere ancora di più e far diventare questa manifestazione un evento di quelli importanti di tutto il comprensorio. Si parlava col sindaco quello di ampliare questi raduni, di vedersi di più e più spesso, anche perché poi alla fine ci si confronta su quello che è il proprio lavoro in questi momenti. Questo era un progetto nostro prima che comunque si portasse qui la festa. Noi non dimentichiamo che abbiamo un trascorso della manifestazione nel comune di Castelforte, abbiamo fatto per 7 anni la manifestazione a Studio, voi siete stati con noi protagonisti degli eventi negli anni e questo era un discorso che noi avevamo comunque iniziato e che volevamo portare a termine, nel senso di coinvolgere i comuni vicini, un po' tutti, in modo da avere più risalto, di avere più pubblicità, di pubblicizzare soprattutto il territorio e quelle che sono le attività che da sempre producono economia su questo territorio. Questa sarebbe un qualcosa di spettacolare se fosse così fatta. Speriamo che il sindaco sia il precursore e con gli altri vicini si possa comunque organizzare qualcosa di importante che porti non solo i trattoristi che comunque saranno sempre presenti, ma a turismo e quindi a scoprire quelle che sono le nostre zone, le nostre ricchezze che tante volte non apprezziamo neanche noi. Allora, un saluto qui dalla Piazza della Santissima Trinità. Mi sono scordato, voglio approfittare di ringraziare, ma sono tanti i collaboratori, eh. Allora, ringraziamo sicuramente chi il cuoco, sì, che ce lo siamo scordato ed è giusto che lo ringraziamo. Non solo il cuoco, ci sono state anche attività che ci hanno dato un supporto, altre attività come Cotto e Mangiato che per esempio ha cucinato per noi parte della roba che abbiamo mangiato, oltre a quello che Ettore Bellinziera ha fatto per noi dietro in cucina. Quindi li ringraziamo, ringrazio io voi per la partecipazione, noi ci conosciamo anche da tempo, la possiamo anche dire, abbiamo collaborato per anni assieme, penso che chi ci vede in televisione lo sa. Abbiamo iniziato parte di queste avventure assieme, mi fa piacere, anche se non sono più un collaboratore, ritrovarvi qui e sicuramente sono sicuro di ritrovarvi qui l'anno prossimo.